bisogna. Mister, intanto complimenti per la prova della sua squadra, anche se ovviamente su questo pantano era molto difficile pensare di giocare a calcio e vedere appunto uno spettacolo adeguato. Sì, devo dire anche che comunque ci abbiamo provato, tutte e due le squadre, nonostante il terreno di gioco pian pianino diventava sempre più allentato e in alcuni punti allagato, quindi si incollava la palla a terra, non si potevano fare i passaggi rasoterra. Nonostante ciò, sia noi che l'Avellino abbiamo cercato di giocarla e quindi è stata una partita agonisticamente tirata, ma anche con qualche valore tecnico, nonostante il campo. Favorito danneggiato? Ma diciamo che l'idea era quella di essere favoriti, perché un campo del genere in casa della squadra più in forma del campionato, di alta classifica, non diciamo più primi perché l'Avellino non è primo, ma dico squadra di alta classifica e giochi in casa con questo pubblico, è normale che chi si deve difendere su un campo del genere ha qualche vantaggio man mano che passa il tempo, ma solo che siamo andati sotto e quindi poi dovevamo fare noi la partita. Il vantaggio teorico si è trasformato in svantaggio, perché poi il secondo tempo davvero era molto molto dura riuscire a giocare e portare avanti palla e creare delle azioni degne di questo nome. Ma nonostante ciò, alla fine qualche occasione abbiamo pure avuta e io sono contento della prestazione della mia squadra, solo che abbiamo preso il secondo gol da Polli, è la verità. Comunque complimenti all'Avellino, che c'è stato un momento del secondo tempo che ci ha messo in difficoltà, poi per il resto è stata sempre equilibrata, diciamo. In un passato non tanto remoto, il suo nome è stato più volte accostato all'Avellino, qualche rimpianto, e che giudizio dà complessivamente di questa squadra? È una squadra che è cresciuta nel tempo, in questi anni, dalla Serie D alla C2 e così via, adesso è tornata a respirare l'atmosfera che gli compete, quella di una squadra di categoria superiore, un ambiente di categoria superiore. In passato purtroppo il matrimonio non si è fatto, ma sono cose oramai vecchie e inutile piangere sul latte versato, avrei avuto piacere, ma per qualche motivo alla fine non si è fatto questo matrimonio, ma adesso, ripeto, bisogna guardare al presente, il presente. Per l'Avellino è una società solida, un ambiente, una tifoseria che pian pianino sta tornando, vedo anche oggi è stato molto caloroso nonostante il tempo decisamente cattivo, è una squadra che gioca, che ha degli attaccanti importanti, ho avuto Castaldo con la Juve Stabia, Biancolino col Messina, cioè sono di grande valore, ma complessivamente poi tutta la squadra ha Giosa pure nel Messina, cioè è completo in ogni reparto, quindi complimenti al lavoro della società e noi da parte nostra dobbiamo pensare a guerreggiare tra virgolette domenica per domenica per arrivare fino in fondo a giocarcela senza perdere troppo terreno. Per quello che abbiamo visto oggi è una classifica più giusta, soprattutto in virtù del risultato del Barletta. È così, io penso che sia un campionato equilibrato e anche queste che stanno ultime in classifica, oggi penso che l'abbiamo un po' dimostrato, non hanno una distanza siderale da quelle che stanno prime complessivamente come prestazioni, come diciamo, energia che si mette in campo. Lo stesso Barletta oggi ha dimostrato che è vivo, il Sorrento stesso è andato a vincere domenica scorsa a Gubbio. Oggi ha pareggiato con la Paganese, non era facile, noi abbiamo fatto la nostra partita qui oggi, col Frosinone domenica scorsa, ve lo garantisco, meritavamo molto di più, siamo stati veramente beffati per una scelta che potete vedere dell'arbitro assurda, vabbè non mi va di tornarci dietro, comunque le nostre prestazioni sono all'altezza di una squadra di medio-alta classifica, cioè certo ci manca qualcosa, basta una disattenzione, l'Avellino ha dei giocatori che ti castigano e questo fa la differenza, però complessivamente l'energia che ci si mette in campo, i valori globali non sono tanto distanti, quindi anche per l'Avellino stesso questo significa che anche con le squadre di bassa classifica sarà sempre una partita vera
da non sottovalutare, come, così come è stato fatto oggi contro di noi, devo dire. Mister, la classifica attuale dice che l'Avellino e la Latina se la contendono per il primo posto. Lei ha avuto i contini è proprio un paio di settimane fa. Guardi, un parallelo tra queste due squadre. Guardi, se noi eravamo in formazione un pochino meno rimaneggiata contro il Latina, alla fine avevamo sei ragazzini 93-94 in campo, onestamente era veramente difficile. 4 punte, 3 erano fuori e c'era solo il 92 che ha fatto quel gol oggi, unico attaccante, perché il resto. E nonostante ciò li abbiamo messi in gran difficoltà nel secondo tempo e abbiamo perso poi 1-0 perché eravamo un po' sterili davanti. Però io sulla bilancia, ma non lo dico perché cioè magari una simpatia, lo dico proprio oggettivamente da uomo di calcio, in questo momento l'Avellina ha qualcosa in più. Però devo dire anche che se si sta rinforzando il Latina con gente come Daniele Vicius e Schetter, hanno belle frecce anche loro, quindi sarà un bel campionato sia per l'alta classifica che per la bassa, tutto da vivere.